infatti oggi sono qua per aprire con voi una box davvero molto speciale che attendevo con ansia, ovvero la Neko Box. Come forse qualcuno di voi potrà ben intuire dal titolo, ovvero Neko Box, si tratta di una scatola proveniente dal Giappone. Si tratta di un servizio di iscrizione box mensile, come tante altre scatole che si vedono in giro ultimamente. In questa potete trovare dei 5-7 oggetti provenienti dal Giappone legati principalmente alla tradizione, che è una cosa secondo me molto particolare che non si vede spesso in giro. Il prezzo della box è di $34,90, che per alcuni può sembrare un prezzo eccessivo, però sul loro sito potete dare un'occhiata ai tipi di oggetti che vendono, che sono veramente molto particolari. Ci possono essere anche delle tazzine, quindi degli oggetti in porcellana. Se siete particolarmente amanti del Giappone, soprattutto per quanto riguarda la tradizione, per gli oggetti un po' più particolari, vi consiglio di dare un occhio. Troverete poi il link qua sotto in descrizione. Questa scatola mi è stata omaggiata dall'azienda, però ho dovuto pagare 12 euro di dogana, quindi se state progettando di comprare qualche cosa in particolare da questo sito dal Giappone, tenete in conto che ci potrebbe essere anche la dogana. Ma ora direi di aprirla perché io non vedo l'ora di scoprire che cosa c'è all'interno. Pronti? Ta-dan! Ovviamente è tutto incartato alla perfezione. Allora, innanzitutto c'è la cartolina con scritto il tema di questo mese, ovvero Buddha. All'interno poi c'è anche scritto gli oggetti, ma non lo guardiamo per non farci spoiler. E la scatola si presenta appunto così, con tutti gli oggetti ben confezionati, in questa carta velina color Tiffany che io amo. La primissima cosa che vedete anche voi in cima alla scatola è questo quadernino dai toni molto pastellosi con dei colori tenui fantastici, e c'è scritto coloring Kamakura, quindi penso sia un coloring book. Infatti all'interno ci sono appunto dei disegni, spero che con questa luce si possa vedere qualche cosa da colorare. Io non ho mai avuto un coloring book, quindi sono veramente molto curiosa di utilizzarlo e di provarlo. Proseguendo c'è questo tubetto che ha all'interno dei bastoncini di incenso con una fragranza tradizionale giapponese. Leggendo sul foglietto dovrebbe sapere di agrumi e viene utilizzato come antistress, quindi si accende proprio per rilassarsi. All'interno c'era questo dischetto con un buco al centro dove posizionare appunto gli stick di incenso, e sono abbastanza corti, non me li aspettavo un pelo più lunghi, e hanno un odore molto particolare, non sanno tantissimo di incenso, è un odore molto gradevole e agrumato. C'è poi un oggetto che sicuramente utilizzerò tantissimo, infatti ci ho fatto 3 video al riguardo se non sbaglio qua sul canale, ed è il furoshiki. Il furoshiki è un pezzo di tessuto in genere di cotone che viene utilizzato per fare confezioni regalo, borse, per avvolgere insomma degli oggetti, e io adoro fare le confezioni o sbizzarrirmi a fare delle composizioni col furoshiki, quindi questo lo utilizzerò veramente tanto. Il disegno è una finestra, tipo il davanzale di una finestra che dà appunto sul giardino, ci sono le tapparelle, i fiori, e poi c'è questo che non so se è una borsetta o una lanterna, però è veramente molto molto carino. All'interno c'è un altro quadernino o libricino in questo caso con scritto Kawa, e sfogliandolo è una sorta di dépliant che parla e mostra una certa zona del Giappone, in questo caso Kamakura. Penso che sia veramente molto interessante se vi piace appunto il Giappone, volete scoprire qualcosa di più su questo paese. In particolare questa regione dovrebbe essere collegata a tutti gli oggetti contenenti nella scatola. C'è poi una scatolina da aprire, quindi presumo ci sia qualcosa di abbastanza delicato, infatti è avvolto nella plastica con le bolle, quindi lo scopriremo insieme. All'interno c'era questa statuina di Buddha, visto che il tema della box è appunto questo. Veramente molto carina e ben fatta. È in ceramica e nella scatola c'è scritto che questo Buddha protegge i viaggiatori, i bambini e tutti quelli che hanno bisogno di aiuto. Ultimo oggetto della box è anche questo, super avvolto nella plastica per far sì che non si rompa. Quindi presumo sia anche questo in ceramica o comunque in un materiale delicato. Questo è l'interno della confezione ed è praticamente un piattino per tenere l'incenso. Ovviamente il bastoncino di incenso si posiziona su questo pezzo qua, e questo invece è il piattino dove cade poi la cenere.
Questo piattino per incenso è stato fatto a mano ed è stato inserito per rappresentare un po' il concetto di wabi-sabi, ovvero ricercare la bellezza nelle cose imperfette. Questo era quindi il contenuto della box di questo mese. Devo dire che sono rimasta molto colpita perché la maggior parte degli oggetti sono per me un po' sconosciuti, quindi è bello poter conoscere cose nuove ed è bello soprattutto che l'azienda offra gli strumenti per conoscere appunto cose nuove, perché infatti ogni oggetto è ben descritto comunque nel cartoncino e nel dépliant della box, è descritto in che materiale è fatto, da dove proviene, il valore effettivo della box, quindi è tutto veramente curatissimo. Se questa box vi incuriosisce, qua sotto in descrizione trovate il link al sito dove poter vedere e sbirciare all'interno delle box passate e vedere quale sarà il tema per il prossimo mese. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!